Amici, oggi parliamo di Bologna. Bologna, la città d'otta. Bologna nel corso dei secoli è stata terra di ordini religiosi, potere civile, potere universitario dell'Università di Bologna, famosa storica, una delle prime in Italia. Bologna nel corso dei secoli ha avuto varie scuole d'arte. Pensiamo al 300, la scuola Giottesca, che Giotto, l'arte politico di Bologna, la Pinacoteca Nazionale, i suoi futuri successori. Pensiamo a Vitale da Bologna, Giovanni da Modena, a Francesco da Rimini. Pensiamo al 400, poco conosciuto, però importante a Bologna. Pensiamo a Lorenzo Costa, Agostino Francia, Mica Spertini, influenze da Ferrara. Pensiamo al De Roberti e a Del Cossa. Pensiamo al 600 pure. Il 600 con i Carracci, fratelli Carracci, l'Accademia degli Incamminati. Pensiamo al Guido Reni, al Domenichino, al Guercino, al Cavè, all'Albani. Bologna, nel corso dei secoli, si parte dall'antica Felsina, di epoca etrusca, gallica e romana. Nel Medioevo c'era un personaggio che si chiama San Petronio, che costruì una serie di sette chiese, chiamate Complesso di Santo Stefano, dove voleva imitare l'antica Gerusalemme. Pensiamo che ci sta la chiesa del Santissimo Crocifisso, con un crocifisso di Simone dei Crocifissi, un maestro d'origine giottesca. Pensiamo alla chiesa di San Vitale Agricola, pensiamo alla chiesa del Martirium, al cortile di Pilato. Pensiamo alla chiesa del Santo Sepolcro, un'imitazione del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Poi San Petronio viene dedicato una basilica nel Medioevo, la famosa Basilica Maggiore di San Petronio in Piazza Maggiore, quella dedicata a Lucio Dalla, un grande maestro. La Basilica di San Petronio ha delle particolarità. La Porta Magna, scolpita da Jacopo della Quercia, uno scultore fiorentino rinascimentale, anzi proto-rinascimentale, assieme a Ghiberti. Jacopo della Quercia fa delle scene della Genesi del Nuovo Testamento, una Madonna col bambino e i santi bolognesi. Poi abbiamo una basilica a sei campate, maestosa, una delle più maestose in Italia, con due meridiane, la meridiana di Dante e la meridiana del Cassini, che riflettono luce all'esterno. Pensiamo che ci stanno due chiese importanti a Bologna, la chiesa di San Francesco e la chiesa di San Domenico, che nel corso medioevale erano le sede dei due ordini mendicanti, i francescani per San Francesco, dove ci stanno delle tombe ad arche tipiche di Verona, dedicate agli Accursio con delle guglie belle, tipo delle piccole basilichette. E abbiamo San Domenico con una ara all'esterno dedicata a Rinaldo dei Passeggeri, una tomba sepolcrale sempre ad arca. E abbiamo delle opere d'arte dentro molto maestose. Pensiamo all'arca di San Domenico di Nicola Pisano, con alcune aggiunte di Michelangelo, con San Procolo e San Petronio. E pensiamo alla Cappella del Rosario con dei dipinti della scuola seicentesca dei Carracci. Carracci, Reni, Domenichino, Guercino, Calvert. Attraverso questa scuola si forma l'Accademia degli Incamminati, un'accademia di disegno nata nello spirito della Controriforma nel primo Seicento. Pensiamo che ci siano tre piccole chicche artisti a Bologna. Pensiamo all'oratorio di Santa Cecilia, affrescato dall'Aspertini, un maestro rinascimentale bolognese. Pensiamo pure alla chiesa di Santa Maria della Vita, dove si trova un compianto su Cristo morto, opera in terracotta, scultura in terracotta, fatto da Nicolò Dell'Arca, molto pathos. Molto realismo in questa scultura. E pensiamo alla maestà
alla Madonna di Cimabue, che sta pure a Santa Maria dei Servi. Anzi, un'altra piccolezza, se notate, in San Domenico troviamo pure una croce dipinta di Giunta Pisano. Poi Bologna è pure sede del potere civile. Pensiamo alle torri, le due torri, la Garisende e degli Asinelli, alte, altissime, dove si vede tutta Bologna. Pensiamo alla torre degli Assoguidi e dei Prendiparte. Pensiamo ai palazzi storici, Palazzo di Reenzo, il Palazzo dell'Arciginnasio, dove sta l'Arciginnasio, una struttura dove si studiava medicina nel Cinquecento, storica, con la biblioteca. Pensiamo a Palazzo Poggi, sede dell'università, con gli affreschi del Tibaldi. Pensiamo a Palazzo Fava, dove la Fondazione Carisma organizza delle mostre. E con degli affreschi mitologici di Giasone, Medea, di Enea. Pensiamo al Palazzo d'Accursi, il Palazzo Comunale, con alcune sale importanti, la Sala Farnese, la Galleria Vidoniana, la Galleria Comunale d'Arte, con dei Canova. Ma Bologna è pure sede di musei importanti. Pensiamo alla Pinacoteca Nazionale, dove si ha un riassunto della scuola bolognese d'arte. Pensiamo al 300 con i Giotteschi, che Giotto lascia pure un polittico a Bologna. Pensiamo a Vitale da Bologna, a Giovanni da Modena, a Francesco da Rimini. Pensiamo alla scuola rinascimentale, Francia, Laspertini, Costa. Pure alcune influenze di Ferrari, del Cossi, del Roberti. Pensiamo alla scuola del Seicento, Carracci, Guercino, Domenichino, Reni, Calvera, Albani. Ma Bologna ha pure un futuro nel contemporaneo. Pensiamo che ci stanno due o tre musei a Bologna che trattano il contemporaneo. Il Mambo, Museo d'Arte Moderna e di Mode, Bologna. Dove stanno alcune opere di artisti importanti italiani. Pensiamo al Mersa, a Rotella, a Schifano. Pensiamo anche a stranieri, la Bancroft, l'Abramovic. Pensiamo che a Bologna è nato un grandissimo artista contemporaneo, Giorgio Morandi, che ha lasciato un museo e una casa a Bologna con delle opere stupefacenti. E pensiamo che c'è pure la Fondazione Carisma che organizza delle mostre bellissime, pure sull'arte straniera, al Palazzo Fava. E ci stanno altri due musei, altre due chicche di musei, se vedete. Museo Daria Bargellini, dove sono raccolte delle opere stupefacenti. L'arte applicata, pensiamo al Della Quercia, al Bologna, al Vitale da Bologna, arte applicata nel corso dei secoli. È il Museo Civico Medievale, dove ci stanno alcune opere d'origine longobarda, alto medievale, il periodo di San Petronio. Bologna è una grande città e l'università è un esempio di città culturale. L'università dove c'è archeologia, storia dell'arte, antiche scuole, pensiamo a Federico Zeri, pensiamo a Vittorio Sgarbi che ha studiato a Bologna. Amici, con Bologna io vi voglio dire che Bologna è una città meno conosciuta in arte, però in cucina è più conosciuta, però nell'arte è meno. O perché è sorpassata da Firenze. Però Bologna ha delle chicche d'arte e vi consiglio di andarvele a vedere. Amici, spero di non avervi annoiato e ci vediamo la settimana prossima di mercoledì con un'altra città importante, Genova. Amici, tanti baci. Ciao.